Bene, allora ero rimasto a questo libretto sul paganesimo di Laura Rangoni della Xenia Tascabili. Allora, come avevo detto, era così una come dire, una breve digressione in fin dei conti, perché è un libretto di solo 120 pagine. Così a grandi linee su le cosiddette religioni pagane. Cosa si intende per religioni pagane? Le religioni di tipo politeistico, di tipo etnico, per lo più estinte, no? Perché oggigiorno esistono ancora delle religioni politeistiche, ma sono una stretta minoranza, sia quelle tradizionali, cioè che vengono da un passato remoto direttamente, sia quelle neopagane, cioè che sono in pratica una ripresa, spesso riveduta e corretta, diciamo, cioè perché ovviamente le religioni, cosiddette religioni pagane, religioni politeistiche, sono nate in un contesto storico-culturale completamente diverso dal nostro e quindi sono basate su una mentalità differente da quelle che possono essere basate le religioni neopagane, no? E, allora, appunto, cioè, la volta scorsa avevo detto che i vari capitoli affrontavano, cioè parlavano delle diversi politeismi antichi, no? Cioè quello egiziano, quello, cioè, capitolo 1 riguarda, capitolo 2 riguardava, come dire, il cosiddetto matriarcato, no? Il culto della dea madre, che chi la fa da padrona, diciamo, questo culto è quello poi anche maggioritario nel neopaganesimo, a parte, diciamo, le riprese, neopagane dell'estrema destra. Sembra che la ripresa del culto, dei culti neopagani nel mondo contemporaneo sia più che altro, come dire, una rivendicazione della femminilità, dell'eterno femminino, potremmo dire, nel concepire il divino, no? Che cioè non più un dio padre maschilista, ma una dea madre tendenzialmente matriarcale, poi, cioè, poi magari si passa da un estremo opposto all'altro, cioè dall'aperta misoginia del Dio Padre cristiano, musulmano, che non è neanche padre, ma comunque è maschilisticamente concepito, a questa dea madre che ha dei toni, magari non è apertamente misandra, però ha una certa misandria di mezzo, cioè soprattutto certi elementi. Ho conosciuto a suo tempo, mi ricordo, quella grande sbicona della Maria Giuseppina de Rienzo, che secondo me era anche una gran misandra, ecco, e mi ricordo articoli, interviste fatte da lui, avevano anche decisamente misandrico. Allora, appunto, capitolo 4 la regione Egizia, capitolo 5 la regione Egea, cioè appunto quella ellenica, connessi, le religioni mediterranee, le religioni dei popoli del nord, capitolo 7, capitolo 8, i culti misterici. I culti misterici sono molto importanti perché appunto nell'antichità i culti misterici furono anche i massimi avversari del cristianesimo. Nel senso che, diciamo, il cristianesimo non trovò resistenza da parte dei culti tradizionali, degli antichi dei, no, che appartenevano ormai a un passato superato, perché appunto la civilizzazione ellenica e romana, anch'essa abbastanza razionalista, no? Non credeva più negli antichi dei. Però non bisogna credere che la società greco-romana si sia convertita al cristianesimo
perché agli dei antichi dei non riusciva più a crederci, mentre invece il Dio del cristianesimo era più convincente. Non è esattamente così. C'erano anche altri culti, altre religioni, che però non avevano da loro determinati elementi, per cui forse anche per caso, in fin dei conti, cioè, nel senso che avrebbero potuto prevalere anche altre religioni al posto del cristianesimo. Certamente la religione si sarebbe evolta per altre vie, anche senza il cristianesimo, ci sarebbero state altre religioni più complesse, e appunto come dire, le religioni misteriche, che erano religioni abbastanza sofisticate, erano, cioè, sono stati degli avversari validi fino a quando appunto non sono scomparsi anch'essi con la persecuzione del paganesimo da parte dei cristiani, perché paganesimo non è che la gente si è convertita al cristianesimo, punto e basta, e si sono dimenticati tutti del paganesimo, no? È stata una conversione forzata, nel senso che tanta gente non voleva convertirsi dalle religioni tradizionali al cristianesimo. I vari culti misterici sono, per esempio, i misteri di Osirine, i misteri di Adone, i misteri di Attis e Cibele, i misteri di Dioniso in particolare. Il culto di Dioniso fu uno dei principali culti misterici. I misteri di Iside e Osiride, anch'essi, soprattutto il culto di Iside, forse fu il maggiore avversario del cristianesimo, forse era quello che aveva la maggior possibilità di essere un'alternativa valida al cristianesimo, e infine i misteri di Mitra. Dunque, ecco, probabilmente uno dei motivi per cui questi altri culti non sono riusciti a prevalere è che appunto erano religioni misteriche, cioè riservate a determinati iniziati, nel senso che non potevano estendersi a tutti, no? Perché il cristianesimo dalla sua aveva il fatto di non essere una religione misterica, di essere una religione aperta a tutti, buttata tutto dentro, no? Le altre religioni invece tendevano ad essere più selettive, no? Cioè non è che volessero convertire il mondo intero, volevano convertire le persone destinate ad essere iniziate, le persone un po' con caratteristiche particolari, no? Appunto perché misteri, per questo misteri, perché erano riservati ad alcuni, non a tutti. Solo agli iniziati, erano religioni esoteriche, in cui tutti i segreti della dottrina venivano rivelati solo a chi era all'interno del culto, e chi era all'esterno non poteva saperli, non poteva conoscerli. Alcuni magari, cioè alcune caratteristiche del culto, appunto per farsi conoscere, ma poi bisognava essere all'interno e procedere attraverso tutti i gradi di iniziazione. Probabilmente è stato quello per cui il cristianesimo ha prevalso su queste altre. Se fossero state religioni appunto più proselitistiche, forse adesso noi non saremmo cristiani, o comunque il cristianesimo sarebbe una delle tante religioni. Dopo appunto i misteri, capitolo 9, il neopaganesimo, che è in fin dei conti quello a cui vuole arrivare l'autrice. Perché appunto questo libro vuole riproporre il paganesimo al mondo moderno, e quindi vuole arrivare là, cioè alla rievocazione del neopaganesimo, che si divide in il druidismo, la wicca o wiccia, che è lì è difficile stabilire. Ho avuto una diatriba con una streghetta, wiccan, lì. Sarebbe da discutere. Io diciamo che non lo voglio considerare una cosa stabilita. Ecco. Secondo me è una questione aperta quale sia la corretta pronuncia di questo termine, che modernamente viene usato in questo modo, wicca, però originariamente poteva essere pronunciato wiccia.
perché anche witchcraft significa witchcraft, quindi è un dubbio legittimo. L'asatro, che è poi appunto il culto degli dei scandinavi, gli Æsir e i Vanir, e la via romana, appunto la via romana, che è appunto la ripresa del culto delle antiche divinità romane e che è appunto una caratteristica del neopaganesimo italico-italiano. Qui non viene considerato poi anche il neo-ellenismo, perché anche in Grecia c'è un gruppo di persone che cerca di ripristinare il culto degli antichi dei olimpici. E praticamente poi ogni nazione nazione europea ha un gruppo che vuole ripristinare il culto, e addirittura il culto degli antichi dei, e addirittura ci sono anche dei gruppi religiosi che in realtà non hanno mai abbandonato gli dei, perché in certe estreme regioni dell'Europa dell'Est, soprattutto nel nord-est, il cristianesimo è arrivato così tardi che il paganesimo non ha fatto il tempo ad estinguersi del tutto, e quindi queste comunità adesso si sono riorganizzate e si presentano proprio come comunità religiose, per esempio gli Etruri, che è credo lituano, no? E appunto riafferma il culto delle antiche divinità baltiche, del Mar Baltico, e non è mai del tutto scomparso il paganesimo. Mi ricordo che nel libro, mio libro sulle favole, l'Enciclopedia della Fiaba, da alcune fiabe baltiche si evince proprio che il culto delle antiche divinità non è mai del tutto scomparso, perché le leggende popolari parlano ancora di questi dei. E poi l'ultimo capitolo è organizzazioni neopagane, Pagan Federation, Pagan Pride Project, perché così come c'è un gay pride c'è anche un pagan pride, in quanto appunto molti pagani non hanno coraggio di dire io sono pagano, no? Cioè io adoro ancora gli antichi dei, perché ovviamente hanno paura di sentirsi prendere per matti, no? E comunque c'è anche un certo pregiudizio su queste persone, forse in certa parte fondato, nel senso che passano per persone superstiziose, o insomma un po' svitate, forse lo sono, non lo si può escludere. Ma soprattutto poi ci sono gli integralisti religiosi cristiani, no, che li considerano adoratori del demonio, così come avveniva nel Medioevo, per cui chi seguiva ancora le antiche divinità pagane nel Medioevo, nelle comunità rurali e montane c'erano spesso insomma ancora adoratori di antiche divinità pagane, venivano considerati adoratori del demonio. A suo tempo ne ho già parlato in diverse occasioni. È da lì che deriva il termine pagano, perché pagano significa, paganus in latino significa abitatore del pagus, cioè del villaggio, gente di campagna o di montagna, valigiani, montanari, contadini. E poi c'è anche i pagani queer, ma questo credo che sia una roba italiana, no? Queer in inglese significa finocchio, in pratica, no? Perché ci sono anche parecchi omosessuali che si convertono al neopaganesimo proprio perché pensano, sperano che di trovare una visuale religiosa consona alla propria sessualità, no? Quasi come una sorta di sacralizzazione della sessualità, perché il paganesimo poi aveva anche le sue forme spesso di sacralizzazione del sesso, il sesso non più visto come fatto puramente biologico, ma fatto spirituale, perché in quanto rappresentazione della fecondazione, della fecondità della natura e anche della gioia di vivere insita nella natura, no? Gioia di vivere che assume qualcosa di mistico, cioè non di puramente materiale, ma una spiritualizzazione stessa della natura, una ricerca di fusione quasi fra la materia e lo spirito,
e quindi anche fra la felicità terrena e quella celeste, possiamo dire spirituale. E qui chiudo, arrivederci.